Mi chiamo Iago, ho 30 anni e sono ciociaro. Immagina se Michelangelo avesse potuto mettere su Facebook il video in timelapse della realizzazione del Davide. Cioè, te prego, lo voglio vedere. Mi sono innamorato dei grandi della tradizione perché mi stupiva il fatto che uomini normali come me, con un cervello, due occhi, ma soprattutto due mani, potessero fare da soli cose così incredibili. E io ho detto, ma io pure le voglio fare, anche io. Se io da piccolo non avessi detto dentro di me, io voglio essere più forte di Michelangelo, più bravo, più grande di lui, io non mi sarei mai entusiasmato, non avrei mai iniziato a fare scultura. Perché vedere una persona che sa scolpire, una persona che sa disegnare, una persona che sa mettere al mondo qualcosa come un figlio, questo dà coraggio, e di questo hanno bisogno le persone, di coraggio. Lavoro in un modo che è del tutto inventato, cioè io lavoro con una presa, con l'altra l'aspirapolvere attaccato e aspiro in tempo reale. Non so quanti pazzi facciano una cosa del genere. Io uso una Dremel, che è quella che compri a Brico Center, cioè. Io non ho finito l'accademia, non ho un pezzo di carta, quindi non ho un titolo di studio. E sì, mi sento autodidatta, perché se avessi seguito i consigli del professore in accademia, che non mi voleva fare esporre alla Biennale perché doveva decidere lui se ero in grado, anche se era stato sgarbi ad invitarmi, io sarei rimasto chiuso là dentro a fare così con la testa. A un bambino che c'ha voglia di giocare, non gli puoi dire sta affilato dentro uno sgabuzzino a sentire a te che parli del libro che ti sei letto la sera prima. Lui non ha mai fatto vedere nulla di quello che faceva. E lo sai che diceva, no, perché io non voglio influenzarvi. Ma chi influenzi? Fammi vedere, insegnami. Sì, poi ho abbandonato l'accademia subito dopo, diciamo. Io utilizzo il social per condividere quel making of, no? Il dietro le quinte. Perché il dietro le quinte a volte è molto più interessante dell'opera stessa. Il vero effetto ce l'avremo quando spegnerò la luce. Il Vaticano non l'accettò perché avevo bucato gli occhi. Mi chiesero, glieli puoi riempire, sai, perché il Papa c'ha un'immagine, non ci va di dare un'immagine anche disdicevole. E io gli dissi di no. Ero sicuro che al Papa non era piaciuta l'opera, perché mi venne detto, no, al Papa non gli è piaciuta. In realtà non l'aveva neanche mai vista quell'opera. Quando abbiamo disallestito la mostra e ho tirato fuori il Papa dal muro, mi chiama mio padre, mi manda un messaggio e mi dice, oggi il Papa si è dimesso. E allora, come il Papa si era spogliato, io ho deciso di spogliarlo. Ho riempito quegli occhi che mi avevano limitato all'inizio, dandogli la vista. Come se gli occhi si muovessero. Come ti muovi, lo segui, loro ti seguono con lo sguardo. Ma è vero, è finta, è di resina, l'hai stampato. Ma tutti mi dicono queste cose. Perché non riescono a concepire che un sasso possa essere piegato in quel modo. Perché conoscono la realtà in quel modo. Far stupire le persone. L'arte è una grande opportunità per dare coraggio alle persone.